dove magari. Innanzitutto, certo che non abbiamo invitato i soggetti oggetto dell'accordo di programma, provincia, regione e proprietà. È il Consiglio Comunale domani sera che è chiamato a ratificare e abbiamo fatto e invece una riunione con la cittadinanza. Chi vuole può partecipare, se è in sala può prendere la parola come cittadino e può parlare. Se domani sera verosimilmente avesse dovuto ratificare la regione o qualcun altro, avrebbe probabilmente parlato la regione. Credo che se il presidente Zaia dovesse andare mai in porto con questo piano, dovesse lui mettere l'ultima firma, potrebbe convocare una riunione con la cittadinanza. Dico, la parola questa sera è aperta. Chi vuole parlare prende il microfono e espone le sue opinioni. Quindi su questo non vedo assolutamente nessun problema. Il sindaco ricordava poco fa, è vero, ci ha chiesto pochi giorni prima della scadenza del Consiglio Comunale, andavamo verso fine di aprile e si è votato il 7 di maggio, se eravamo disposti ad accettare che arrivasse il Consiglio Comunale la discussione per la ratifica. A parte il fatto, come dire, che i termini per discutere argomenti di amministrazione che non siano ordinari sono a 40 giorni, a 45 giorni prima delle elezioni comunali. Quindi, diciamo, dopo grosso modo la metà di aprile, fine marzo, diciamo così, non c'era più la possibilità di discutere di queste cose. Ma avendoci chiesto il sindaco, forse per noi sarebbe stato pure comodo. Perché loro avevano iniziato tutto l'iter, se lo portavano dentro a fine aprile, se lo votavano e noi oggi non eravamo impelagati di fronte alla città a dover sostenere il sindaco di Torino. Sarebbe stato comodo, ma non l'abbiamo voluto. Perché abbiamo detto, primo, vediamo anche cosa dice la città nelle prossime elezioni, visto che questo argomento, come Famila prima, come Cipertin prima, sono stati punti centrali della discussione politica di questa città negli ultimi 5 anni. E credo che la città su questo si sia espressa e abbia dato un orientamento abbastanza deciso. Secondo, ma quale sarebbe stata la ratio del provvedimento? Cioè, teniamo conto che i termini per presentare osservazioni scadevano il giorno 19 di aprile. D'accordo? Il giorno 22 o 23 o 24 ci è stato detto se volete si può arrivare in Consiglio Comunale. 24, 25 è festa, 26 mi sa che era domenica, no? Quanto tempo avrebbe avuto la Regione per fare le controdeduzioni sulle osservazioni dei cittadini? Che sono state consegnate, depositate, che erano proposte, motivate? La proposta che ci è arrivata voleva in qualche modo dire se volete accorciare i tempi arriviamo in Consiglio Comunale, la Regione in 2 giorni risponderà a tutte le osservazioni. Allora, anche per rispetto dei cittadini, non ci è sembrato opportuno che questa operazione venisse fatta in così poco tempo. Io credo anzi, e lo ribadisco fortemente, che i tempi siano stati comunque troppo stretti, ma davvero molto. Cioè, in fin dei conti, è vero che l'iter è stato avviato in giugno dell'anno scorso, ma la delibera di interesse regionale da cui è partito davvero il ras finale di questa operazione è datata a fine gennaio, il che vuol dire che febbraio, marzo, aprile, in 3 soli mesi è stata data compiutezza, quasi compiutezza a parte della ratifica, un'operazione da come l'abbiamo sentito prima, 170.000 metri cubi e 20.000 metri quadri di commerciale. Io credo che se qualcuno di noi deve aprirsi soltanto una finestra a casa o mettere una baia, non si vede di più. Se lei sindaco dice è vero, no? È vero per i cittadini e come mai non è vero per chi fa un intervento così costoso? Ecco, alcune delle motivazioni per cui voglio dire, da discutere credo ce ne sia. Io, sindaco chiede, continua a chiederci le ragioni dell'amministrazione e che cosa l'amministrazione ha in mente di fare. Beh, io credo che quello che noi intendiamo sul procedimento sia stato abbastanza chiaro questa sera. È abbastanza chiaro che riteniamo di avere non soltanto, come dire, l'impegno, il diritto, ma anche il dovere di non ratificare domani sera questo provvedimento.
dalle argomentazioni che abbiamo portato mi sembrava abbastanza chiaro, semmai mi aspettavo dal suo intervento che lui portasse le motivazioni in base alle quali ha ritenuto invece di doverlo mandare avanti, perché su questo probabilmente l'intervento della domanda del consigliere Giorgio prima era funzionale a questo. Il fatto di dubbio, certo che noi non chiediamo ai cittadini diteci voi che cosa dobbiamo fare, perché sappiamo benissimo che la responsabilità di questa scelta purtroppo sta in capo a noi, ma come dicevo prima, sapevamo bene che se avessimo vinto le elezioni sarebbe stata in capo a noi, perché abbiamo voluto che non fosse ratificata prima, e almeno cercare per la nostra città di tenere aperto l'ospedale. L'indecisione che infatti dopo questo intervento comunque ci troveremo ancora con i consiglieri di maggioranza, e le notti servono anche per questo, perché quello su cui stiamo ancora valutando è se dare, e se ci sono motivazioni sufficienti dal punto di vista giuridico per dare un voto contrario senza che l'ente debba essere esposto a richieste di risarcimento, oppure se, stante questo rischio, non sia meglio in una prima fase chiedere una sospensiva per avere i margini e il tempo di andare a valutare. Ma mi pareva abbastanza chiaro dal punto di vista delle motivazioni che abbiamo argomentato prima qual era l'oscillazione su cui ci stiamo muovendo. Quello che di sicuro diciamo è che domani sera l'intervento non viene ratificato. E su questo voglio dire, le motivazioni evidentemente ci sono. Ricordo, e qua chiudo, che il parere che noi abbiamo chiesto al legale, che è il legale dell'amministrazione bancaria, era prima individuato come difensore del comune sul progetto Cyberfield, dice motivatamente che è opportuno quantomeno sospendere e che il consiglio comunale è consigliato di fare ciò se non, tra virgolette, obbligato. E questi sono i legali a dirlo. E allora, se i legali del comune che noi non abbiamo nominato dicono questa cosa, scusate, ma qualche dubbio sul fatto che la procedura seguita sia stata corretta? Benissimo. Credo che chiamare le cose con il loro nome, come appena fatto il sindaco adesso, insomma, come diceva Rosa Luxemburg ancora all'inizio del Novecento, dare alle cose il loro nome è già una rivoluzione. Ha detto le cose come stanno, e mi pare che sia stato estremamente chiaro. Non direi che non è opportuno fare confusione tra quella che è l'urbanistica negoziata, che è stato l'accordo di governo. Lo diceva bene prima consigliere Marcane, quella procedura dell'accordo di programma è estremamente interessante nella fase in cui velocemente risolve problemi procedurali che a volte sono complessi e spinosi. Nel nostro paese la burocrazia è asfissiante e i tempi sono lunghissimi. Questo lo sappiamo tutti. Il problema è che quando si affrontano nodi così delicati, su aree così importanti, per interventi di questa portata, evidentemente scegliere un tipo di procedura esattamente, come diceva bene prima il consiglio comunale, da una sua funzione precipua, perché a quel punto non è più titolare diretto di tutta la fase istruttoria, perché è diventata la regione titolare della fase istruttoria, tant'è che la regione ha respinto tutte le osservazioni che sono state presentate, tranne due piccole sottigliezze, ritenendole non condivisibili, ma anche quelle di spessore, anche quelle importanti. Ecco cosa vuol dire esautorare il Consiglio Comunale, l'ente pubblico, della sua funzione decisoria. Quindi quella urbanistica negoziata è interessante se tutti i soggetti che partecipano sono sul piano di parità. Diventa poco interessante quando non sono sul piano di parità. E la mia impressione è che non siano stati, leggendo gli atti. Allora, quello che sarebbe più interessante è un tipo di urbanistica partecipata più che negoziata, partecipata fin dall'inizio della fase di indagine, di progettazione. Quello che diceva prima l'assessore Bonacci, cioè sarebbe stato bello questa sera ragionare di cosa fare di quell'area all'origine del discorso, quindi senza condizionamenti sul tipo di vincoli, ma all'origine cosa poter fare, cosa progettare. Ma evidentemente noi ci siamo trovati in una situazione, e quindi questo non è vero che noi arriviamo liberamente adesso ad esprimere qualsiasi tipo di posizione perché siamo in una fase che ce lo consente, perché, come dire, abbiamo la ratifica, no? E ripetiamo, come dicevamo prima,
un'istruttoria già compiuta, pareri già resi, eccetera, eccetera. Quindi è vero che c'è stata una fase di dibattito del Consiglio Comunale, ma è stata fatta una scelta che ha esautorato, si diceva il Consiglio, che ha esautorato la città dalla partecipazione alle scelte su quest'area, e quindi da questo punto di vista il discorso è venuto meno e ci troviamo a questa situazione. Quindi, e io concludo, diciamo le cose esattamente come stanno, sono stati compiuti, anche a mio avviso, degli errori estremamente rilevanti di valutazione, e il Comune non ha potuto e non ha voluto in quella fase fare scelte diverse. Noi speriamo che ci sia ancora la possibilità di rimettere in discussione il tutto con una decisione che sarà sicuramente difficilissima, sicuramente per tutto il carico, i limiti che abbiamo, di responsabilità che ci ritroviamo, credo che entro domani sera, e se non siamo qua adesso per entrare nel merito di discussioni tecniche su quali scelte o non quali scelte, ma era opportuno dire queste sono le criticità, questo è l'iter che abbiamo ereditato, e sentire l'opinione dei cittadini anche non solo su questioni tecniche, su cui ci dispiace dover scendere, perché non sarebbe stato questo il nostro auspicio e desiderio, ma siamo costretti ad arrivare anche a discutere di queste cose, purtroppo. Si farò rispondere. Risponda. Non voglio evadere le domande che sono state fatte, ma questo è come un'istruzione di metodo, eventualmente poteva essere legittimamente, forse non ci ho spiegato bene, io non sto contestando il fatto che l'amministrazione sia qui da sola, è legittimo. Io ti ringrazio alla fine di aver in maniera chiara la tua posizione. Io rispetto, voglio dire, con la condivisione rispetto.
dicevo, non sono qui a dire che il contesto si affida solo all'amministrazione. Dico giustamente, l'amministrazione vuole essere qui da solo in questo momento perché ha già una sua idea e vuole proseguire un suo percorso, che è legittimo. E quindi dico, è giusto che dica ai cittadini, che mi sono con i cittadini, che cosa vuol fare. Io rispetto quello che vuol fare, anche se rispetto non lo condivido. Ho sentito delle espressioni che non condivido, a nostro avviso l'accordo di programma è corretto, rispetta le prescrizioni e le osservazioni, ma non è qui il momento di andare a dire ha ragione su questo tema Paolo Renzin o ha ragione la missione del programma, perché non è questo l'argomento del contendere, perché se fosse stato così non è che sempre una contestazione, se ben chiaro Paolo era benissimo come sindaco dire faccio una riunione, chiamo magari anche la vecchia amministrazione per portare le sue ragioni a confronto con le mie, o le negatività o incongruenze che io ho rilevato sui e capire dall'altra amministrazione perché ci sono. È una scelta di impostazione, una scelta di quella che vuole, assolutamente libera. In quel caso c'era la possibilità anche di un contraddittorio e di un confronto. Diversamente, secondo me, e correttamente, c'è da capire, e tu hai un cittadino, di capire come viene perseguito un legittimo parere di contrarietà. Politico, voglio dire, ma è legittimo. Come legittimamente, apparentemente, la passata amministrazione ha espresso un parere politico favorevole a quell'accordo e l'ha fatto, diciamo, in pieno rispetto del Consiglio Comunale, perché il procedimento, sì, tu dici giustamente, può ledere anche alcune libertà del Consiglio Comunale, ma quando l'amministrazione, quindi il Consiglio Comunale, ha deciso di iniziare quell'iter, sapeva quali potevano essere alcune limitazioni che l'iter gli comportava, ma ha ritenuto questo con coscienza e coscienza che cosa stava facendo e quali erano gli altri interessi prioritari che quel tipo di iter portava. Di comparire dall'amministrazione, non dico debba essere condiviso, però almeno rispetta come par condicio qua dentro, secondo me. Come parlo di giocare. Quindi non accetto, chiedo scusa, questo, come dire, mancanza di libertà e quindi una costrizione che si è dato il Consiglio Comunale, quasi a cedere una sua potestà. Cioè l'ha fatto con coscienza, sapendo qual era l'idea che andava incontro. Uno può dire io non l'avrei fatto, benissimo. Cioè vediamo come dire le cose al centro, se chiedo cortesemente. Con rispetto di una della rivasta. Ringrazio il sindaco che con chiarezza ha detto domani il Consiglio Comunale la delibera oscilla tra una sospensione della ratifica, se ho capito, e una diniego alla ratifica. Una sospensione, diciamo, non so, della, se ho ben capito, se non voglio mettere troppe parole, chiedo scusa perché non ho. State ancora diciamo, elaborando il testo finale. Il cittadino non ha risposto a me cittadino. Chiedo scusa. Allora, siccome non è per passare, come dire, la responsabilità del tempo, siccome la pubblicazione degli atti compete ai dirigenti, che la legge ha diviso anche le responsabilità e le competenze tra gli amministratori e i vari dirigenti responsabili degli uffici, io trovo che sia corretto per non ledere l'autonomia e la responsabilità del dirigente urbanistico, in questo caso dell'architetto Allale, che sia lui, se ne viene qualcuno, se il sindaco vuole lasciare la parola al Allale, di illustrare quali sono state le documentazioni pubblicate sul sito web e quali no, direttamente se chiederei che possa rispondere a chi non va là. Visto che siamo in un
bel clima di dialogo, sì, simpatico e costruttivo, no? No, tu hai sottoscritto quella... Ma vogliamo, No, volevo farti una semplice domanda. Se tu vuoi togliere la parola ai cittadini, tu vuoi di cose, ma non togli la parola ai cittadini. Ma dai, non vediamo. Adesso glielo diamo immediatamente. Hai sottoscritto quella linea? Non rispondo. Andiamo a rispondere. Sì, sì, sì. Si pensa, non c'è nessuna difficoltà a dare la risposta molto semplicemente perché i dottori hanno ragione e sono stati pubblicati sul sito del comune gli atti che la regione ha passato al comune perché fossero pubblicati. Quindi noi quelli avevamo e quelli abbiamo pubblicati, io sapevo che c'erano le indagini eccetera, ma la regione non ha ritenuto di considerare gli atti oggetti di pubblicazione. Allora, tu hai sottoscritto quell'accordo programma che dice che lì si realizza questo polo di attrazione sociale. Io mi ho una curiosità significativa di capire se mi puoi tradurre in modo semplice cosa si intende per polo di attrazione sociale. Poi in quella premessa di quell'accordo si dice che la precondizione dell'interesse del proponente di fare quell'accordo di programma è quella di realizzare una superficie di vendita medio grande, questo lo dice come premessa dell'accordo. Nello stesso tempo la regione dice non si può concedere una superficie medio grande di vendita, decideremo dopo cosa fare. Di fronte a una nebulosità di destinazione, come si può dire, dei contenuti reali del senso, del significato di quello che viene realizzato lì, visto che sei stato protagonista nella contrattazione, come si può dire, dello strumento, se puoi darci qualche elemento di chiarimento su cosa la proprietà intende per polo di attrazione sociale. E l'ultima cosa era quella che mi sfugge, inizialmente se non sbaglio, può essere un'imperfezione, la penale era di 9.000 euro. Immagino sia stata la proprietà a dire no, vogliamo che sia una penale più significativa. 25.000 euro. Siccome questa, per essere questa, chiamiamola pure con le parole giuste, insomma, è una iniziativa vessatoria sulla tranquillità, libertà, possibilità di definizione del processo di questo strumento, incrementare questa richiesta di penale per quei poveri consiglieri che venivano a essere poi implicati nella ratifica entro quella temporalità definita. Non lo so, tu sei stato un amministratore per tanti anni, penso che non sia piacevole trovarsi col fatto che sei un amministratore ex novo, non ti lasciano neanche il tempo di approfondire una partita così rilevante, chiedi la cortesia ai proponenti di darti il tempo di leggere le carte, questi ti dicono no perché lo fanno dalla forza di una penale, mandano un'istruzione ai consiglieri e dicono state bene attenti a quello che fate. Ecco, non so, su questo profilo, su questa iniziativa, su questi contenuti, qual è la tua impressione? Tutto lineare? Era un atto dovuto del legittimo della proprietà? È normale che si comporti così? L'attrazione sociale è superficie di vendita o non è superficie? Fingiamo adesso per fare dopo? Non so. Due considerazioni. Grazie, ma intanto ricordo con piacere che c'è un dialogo, questa è una buona cosa tra la nuova amministrazione e mi sono chiamato, io sono qui come un cittadino normale, ma mi hanno chiamato, ma io non mi sottraggo come passato amministratore, quindi dicono con ironia, con serietà, fa piacere che ci sia un dialogo tra la nuova amministrazione e la nuova amministrazione e questo direi che è importante per sedenarsi, deve sapere pugni di diversità di idee legittime, anche di coinvolgimento importante su tante questioni, ecco, ci debba essere comunque una capacità di dialogo di confronto. Mi verrebbe facile di dire anche, ma scusa,
me lo chiedi adesso questa sera, perché siamo davanti a tanti cittadini, forse non c'era qualche giorno scorso da potersi trovare a parlare di questo quando avete trovato. Io non l'ho interrotto e non ho commentato, non ho fatto così sugli interventi degli altri e chiedo per cortesia e gentilezza di poterlo fare. Anche io, grazie. Buonasera, grazie della sua presenza. E volevo dire, questo penso sia un argomento legittimo che fa un ex amministratore di fronte ai propri cittadini. Può piacere quello che dico, può non piacere, io rispetto il vostro pensiero. Però credo anche che sia dovuto da parte mia dire mi chiedi le cose adesso, le hai scoperte questa sera, le hai scoperte forse ieri l'altro, non dico che le hai scoperte un mese fa. No, ecco. Posso anche dire se c'era questa particolare volontà, desiderio anche di trattativa con la passata con la proprietà, ecco, forse in una volontà, magari ecco anche di presa di contrarietà totale, magari di mediazione di certe cose, che giustamente il sindaco ha cercato di portare avanti con la parte privata, perché ha un'idea diversa su quell'area, perché io ripeto. Rispetto un'idea diversa, io ho una legittima, penso la mia, come la tua Paolo, non è che sia una migliore dell'altra, parto da presupposti diversi. Dicevo, forse in quell'occasione, credo coinvolgere anche la passata amministrazione per capire certe motivazioni, o perché la passata amministrazione comunque ha firmato quell'accordo, quindi probabilmente una certa capacità di interlocuzione, voglio dire, può averla. Poteva anche senso dire questa cosa per certi aspetti. Penso io, non so se sia giusto sbagliato, non penso, senza nessun tipo di accusa o di giudizio, piuttosto che assolutamente chiaro. Ma rispetto scelte di essere state fatte. Mi è molto piaciuto quando, come spirito di democrazia, quando il nuovo sindaco, Massaro Di Bellino, la prima dichiarazione che ha fatto è stata quella di dire il mio primo. Le prime attività sicuramente incontrare il personale, ma sicuramente incontrare e chiamare il sindaco Prade per sentire da lui tutta una serie di motivazioni, progetti, difficoltà, stati di avanzamento. Io chiedo cortesemente al sindaco di essere messo nelle condizioni di poter fare il mio intervento, di essere disturbato come non ho disturbato gli altri interventi. Il sindaco ha convocato questa riunione, è responsabile che la riunione si svolga nella serenità degli interventi. Chiedo la cortesia al sindaco di questo. Grazie sindaco. Dicevo, ho apprezzato molto il sindaco Massaro Di Bellino che ha detto voglio questo colloquio, poi avrà sentito alcune cose che potrà avere condivise, altre non avrà condivise legittimamente e liberamente e democraticamente. Sul discorso della penale, la proprietà aveva chiesto una clausola vessatoria nei confronti del comune molto molto pesante. Per me assolutamente inaccettabile, in assoluto, e lo dico anche se sono già fuori i commenti della platea, ma io lo dico in senza coscienza, anche se secondo me pesante e vessatorio, specialmente per una nuova amministrazione, più che fosse stata, è molto, voglio dire, vincolante, quasi obbligatoria, che non ho ritenuto corretta sul piano politico, sul piano contrattuale civilistico e sul piano dei contenuti anche dell'accordo. E pertanto siamo divenuti a una soluzione diversa, che è quella che c'è nell'accordo di programma, che è stata un punto di incontro, no? Giustamente tra una normale urbanistica contrattata, no? Che esiste, che rispetta, voglio dire, ecco, le volontà, le necessità delle singole parti contraenti.
Quindi, sotto questo punto di vista, ho la coscienza tranquilla di avere, anche sotto questo punto di vista, fatto le difese del comune. Uno può dire si poteva fare di più e meglio, certamente, tutto si può fare di più e meglio, ma vi assicuro che quella che era la clausola che la proprietà chiedeva era veramente un tappo e collo impossibile e inaccettabile. Voglio dire, dovevate votarmi come sindaco, continuiamo a essere qua a chiacchierare con voi. Grazie.